Come potrei descrivere le sensazioni che provavo in quei momenti? Mi sentivo solo in mezzo a ciò che c'è di più sacro al mondo. Ero perduto nella contemplazione di così tanti oggetti che per un po' di tempo non seppi più se mi trovavo sulla Terra o su qualche altro pianeta. Di fronte a luoghi di tale importanza e ai resti di un'antica civiltà, mi rendevo conto della differenza che corre tra l'antico e il moderno stato egiziano. I diversi oggetti che avevo raccolto lungo il Nilo sarebbero stati l'infallibile testimonianza delle mie fatiche. Sono le parole di Giovanni Belzoni, che fece tre importanti viaggi lungo la valle del Nilo tra il 1816 e il 1819, un uomo sempre circondato dalle polemiche. Belzoni giunse al Cairo nel 1815 con la moglie Sara e un giovane servitore irlandese. Trovarono la grande metropoli islamica un luogo bizzarro e minaccioso, pieno, fra l'altro, di malattie di ogni tipo. La popolazione araba era profondamente ostile agli stranieri infedeli. I soldati turchi erano in rivolta e seminavano il terrore nelle strade. Dopo secoli di isolamento entro il mondo musulmano, l'Egitto era divenuto alla fine accessibile agli europei e il suo governatore, il pascià Mohammed Ali, incoraggiava gli stranieri a contribuire allo sviluppo del suo arretrato paese. Belzoni fu uno dei numerosi europei attratti dalle possibilità che l'Egitto sembrava offrire. Riuscì a convincere alcuni dei consiglieri del pascià a prendere visione della sua invenzione, una perfezionata turbina idraulica che a suo giudizio avrebbe rivoluzionato l'irrigazione della valle del Nilo. Ai Belzoni fu data una piccola e vecchia casa malandata alla periferia della città. Moglie e marito si ammalarono e quando si ripresero furono costretti a restare chiusi in casa perché la peste infuriava per le strade. Ma alla fine, quando tutto si fu placato, giunse la sua grande occasione. Fu fissato un giorno perché egli dimostrasse davanti al pascià e ai suoi consiglieri riuniti i prodigi della sua nuova macchina. La mia macchina fu messa all'opera e, sebbene fatta con pessimo legno dai falegnami arabi, raccoglieva l'acqua 6 o 7 volte di più delle comuni macchine. Ma il pascià si mise in testa di togliere i buoi per vedere quale sarebbe stato il funzionamento della macchina mettendoci 15 uomini. Non appena la ruota cominciò a girare, tutti gli egiziani saltarono via. La ruota tornò indietro con tale velocità che un ragazzo fu sbalzato via e si spezzò una gamba. Il pascià decise così di abbandonare tutto l'affare. Belzoni rimase povero e in difficoltà al Cairo. Ma allora incontrò due persone che avrebbero cambiato il corso della sua vita. Il primo, che arrivò in Egitto agli inizi del 1816 con speciali istruzioni di acquistare antichità per conto del British Museum, era Henry Soult, il nuovo console britannico. Il secondo era Jean-Louis Burckhardt, il grande esploratore svizzero dell'Arabia, che viaggiava sempre con abiti musulmani. Durante uno dei suoi viaggi sul Nilo, Burckhardt aveva visto una magnifica ed enorme testa adagiata fra le rovine di un tempio. Fu trovato un accordo. Soult e Burckhardt avrebbero messo il denaro e Belzoni, con le sue conoscenze d'ingegneria, avrebbe riportato indietro la grande scultura. Mentre navigavano sul Nilo, da sempre strada maestra e linfa vitale dell'Egitto, Belzoni rimase incantato dal paesaggio e dai resti di un'antica civiltà appena comprensibile agli europei. Alla fine, il 22 luglio, arrivarono a Tebe, la grande città dei faraoni. Sbarcarono al tempio di Luxor.
Vi prego di considerare il fatto che ci si può fare solo un'idea approssimativa delle estese rovine di Luxor. Perché è assolutamente impossibile immaginare la scena senza vederla. Le idee più sublimi che possono essere suggerite dagli esempi più splendidi della nostra architettura presente darebbero un quadro inesatto di queste rovine, perché tale è la differenza non solo nella dimensione, ma anche nella forma, nella proporzione e nella costruzione. Un po' più a valle, Belzoni rinvenne delle rovine di uno splendore veramente incomparabile, i templi sacri di Karnak. Mi sembrò di entrare in una città di giganti, distrutta da una lunga guerra, dove le rovine dei templi sono l'unica testimonianza della sua precedente esistenza. I gruppi di enormi colonne, la varietà delle camere, i bellissimi ornamenti sulle pareti provocano nell'attonito viaggiatore l'oblio di tutto quanto ha visto prima. Non potei fare a meno di chiedermi come una nazione che era stata un tempo così grande da erigere questi stupendi edifici potesse poi essere precipitata nell'oblio, tanto che persino il linguaggio e la loro scrittura sono a noi totalmente sconosciuti. Ci sarebbero voluti ancora molti anni prima che i geroglifici fossero decifrati e ai tempi di Belzoni nessuno conosceva la vera storia della civiltà egizia. C'erano pochi europei dotti che avevano studiato i monumenti e letto gli storici classici come Erodoto o Plinio e che avevano cominciato a fare alcune ipotesi. Ma Belzoni non era uno di loro, non era uno studioso, non aveva un'educazione classica. Le sue prime reazioni eccitate, divenute un po' più sofisticate in seguito nel suo libro, erano frutto della sua completa ingenuità e ignoranza. Infatti, egli non era uno specialista di idraulica o di irrigazione. L'uomo impiegato a rincorrere le antichità per conto del British Museum era in fondo un artista da circo e un forzuto di professione. Era nato a Padova nel 1778, figlio di un barbiere. La natura lo aveva dotato di un fisico straordinario. Era alto quasi 2 metri e molto robusto. Fuggendo all'invasione di Napoleone in Italia, arrivò in Inghilterra, dove ebbe un immediato successo, interpretando la parte di giganti e di cannibali in vari teatri come il Sadler's Wells. La sua più famosa impresa consisteva nel portare intorno al palcoscenico una dozzina di uomini su una bardatura adattata alle sue spalle. Belzoni sposò una donna inglese, Sara. I due si trovavano sulla strada per Costantinopoli quando incontrarono un agente del Pascià che li persuase a tentare la fortuna in Egitto. Dopo una rapida visita a Luxor e a Karnak, attraversai il Nilo verso ovest e procedetti direttamente al tempio dove si doveva trovare l'oggetto del mio viaggio. I Belzoni si spinsero per 1,5 chilometri nell'interno verso il tempio noto come Ramesseum. Dovevo passare davanti alle colossali figure nella piana. Non c'è bisogno di dire che ne rimasi colpito. A dire il vero, erano mutilate, ma la loro dimensione enorme suscitava ammirazione.
All'ombra della Valle dei Re si trova il Ramasseum. Si può quasi sentire la presenza dei Belzoni. È rimasto esattamente com'era in quel giorno, uno dei templi funerari meglio conservati sulla riva occidentale del Nilo, costruito in memoria di Ramsete II, che regnò sull'Egitto 13 secoli prima di Cristo. I Belzoni si accamparono all'estremità occidentale del tempio. Da quanto dice nel suo libro, molto probabilmente qui, dove ci sono un tetto e anche dei piccoli buchi nei muri dove potevano mettere il cibo e l'equipaggiamento. Sara Belzoni si adattò molto rapidamente e in poco tempo aveva trasformato questo luogo in una casa. Belzoni non la menziona molto e infatti si sa pochissimo di lei, ma doveva essere una donna tenace e intraprendente. Come tutti gli europei del XIX secolo, entrambi sopportarono grandi avversità. Presero colpi di sole, malattie agli occhi e furono afflitti da dissenteria cronica. La testa, un'immagine di Ramsete II, si trova sul lato sud delle rovine. Soult e Burckhardt erano stati molto precisi nelle loro istruzioni. Belzoni non fece alcun errore. C'erano infatti due teste molto simili ed egli non le confuse, dato che una di esse era molto mutilata. Quella mutilata è ancora qui. Oggi non sembra molto danneggiata, a parte il naso. Ma ai tempi di Belzoni era in tanti pezzi e non pareva degna di essere rimossa. Ma sebbene non la portasse via con sé, vi lasciò ugualmente il suo segno sopra. Belzoni 1816. Graffiti come questo divennero un'abitudine istintiva per lui e si trova il suo nome inciso sulla maggior parte dei templi e delle sculture più grandi. La testa, che è ancora qui insieme con il suo corpo originale e la base, formava una statua seduta su un lato dello scalone. Questo portava nel centro del tempio, alla sala ipostila con tutte le sue colonne. Il premio per Belzoni fu parte di un'altra statua seduta sull'altro lato dello scalone. Oggi non ne resta più nulla. Quando arrivò e la vide per primo, era spezzata in tanti frammenti, ma la testa era straordinariamente ben conservata. Era scolpita in granito color rosa ed era estremamente bella. Era distesa, egli dice, con il volto rivolto all'insù e sembrava sorridermi al pensiero di essere portata in Inghilterra. Il grosso problema di Belzoni era il tempo. Assoldò 80 uomini dal villaggio locale e presto il tempio risuonò della loro attività. Aveva solo un mese per trasportare la testa dal tempio alle rive del Nilo. Dopodiché le inondazioni annuali avrebbero reso impossibile il trasporto nella pianura paludosa. Il 27 luglio tutto era pronto. Aveva fatto costruire da un falegname una grossa intelaiatura di legno, o una macchina, come la chiamava, per caricare la scultura. La prima fatica fu di sollevarla sopra la macchina con delle tavole di legno. Quando questo fu fatto senza troppi problemi, l'operazione successiva fu di tirare tutto l'aggeggio attraverso il tempio con delle corde. In un acquarello, Belzoni stesso fissò il momento critico. Quindi il problema era di tirarla fuori dal tempio, nel modo più logico e rapido. Alla base delle colonne si possono vedere i segni di dove esse sono state rotte. Belzoni stesso dice che dovettero rompere le colonne per farci passare il grosso carico. Il 30 luglio continuammo a lavorare e il colosso avanzò di 140 metri verso il Nilo. Cominciavo a rendermi conto che c'è una bella differenza tra viaggiare in nave e guidare un'operazione che richiede grande sforzo per dirigere un gruppo di uomini che, quanto ad ingegno, non sono meglio delle bestie. Il 5 di agosto giungemmo nel tratto che ero ansioso di passare per il timore che l'inondazione ci raggiungesse e arrestasse il nostro cammino. Ma la mattina presto, con mia grande sorpresa, non trovai più nessuno là, eccetto le guardie. Il Kaimakam aveva dato ordine che nessuno lavorasse più per il cane cristiano. Il Kaimakam non mi diede alcuna spiegazione del suo comportamento, se non risposte arroganti. Quest'uomo, dopo aver infamato il mio paese, sfoderò la spada. Non c'era tempo da perdere. Lo afferrai e lo disarmai, facendogli sentire la mia superiorità.
e dopo averlo scrollato gli dissi che lo avrei spedito al Cairo per far vedere al Pascià in che modo i suoi ordini erano rispettati. La testa finalmente arrivò sulle rive del Nilo. Con essa c'erano altri pezzi di sculture che Belzoni aveva estratto dalle rovine di Karnak. Soult, il console britannico, avrebbe preso ogni antichità che poteva tenere in mano. Ma la testa, nota come il giovane Memnon, fu la gloria della collezione. Si dovette costruire una strada di terra rialzata per caricare la sua mole massiccia del peso di 8 tonnellate. L'intera operazione era stata un grande trionfo. Agli inizi del 1817 il giovane Memnon era sulla strada per l'Inghilterra. Ora si trova qui, nel British Museum. Il suo arrivo provocò un'incredibile eccitazione. Era il primo grande pezzo autentico della scultura egizia mai portato in Inghilterra. I francesi avevano scavato a Karnak per anni. Ora, con l'arrivo sulla scena di Belzoni, si sarebbe dichiarata una guerra internazionale di saccheggio con i francesi, divenuti custodi del bottino che avevano già provveduto a delimitare. Il rappresentante degli interessi francesi, Bernardino Drovetti, avrebbe fatto ogni sforzo per escludere Belzoni. L'influenza francese risaliva al tempo di Napoleone. Quando invase l'Egitto nel 1798, portò con sé squadre di studiosi che descrissero e riprodussero con grande accuratezza scientifica tutte le maggiori rovine che si possono oggi vedere. Belzoni si vide costretto a viaggiare lungo il Nilo e si diresse verso le rovine di cui Burckhardt gli aveva parlato, i meravigliosi templi di Abu Simbel. Belzoni le descrisse con il suo stile romantico, così differente dalla precisa arte dei francesi. Qui fece la sua prima grande scoperta. Scavò in mezzo a tonnellate di sabbia che si erano accumulate nei secoli e trovò la via per arrivare alla camera centrale del tempio di Ramsete II. Si acconciò con uno sgargiante vestito turco che, come il suo amico Burckhardt, aveva adottato ora come abito da spedizione. Abu Simbel è oggi molto diversa da come si presentava nel passato. Negli anni 60, con una operazione internazionale di salvataggio, i templi furono sollevati sul pendio della montagna per sfuggire alle acque in piena del lago Nasser. Belzoni ammirò a lungo questi grandi monumenti e giustamente dedusse che erano stati costruiti nella stessa epoca del Ramesseum di Tebe. Ma le tombe della gente comune non potevano apportare ricchi profitti. Nell'ottobre del 1817, dopo due settimane di ricerca ossessiva, Belzoni irruppe nella tomba più grande della Valle dei Re. Compresi subito dalle pitture sul soffitto che si trattava di una tomba grande e magnifica. Alla fine del corridoio scendemmo 10 scalini. Da qui entrammo in una piccola camera a cui diedi il nome di Stanza delle Bellezze perché era adornata da belle figure in basso rilievo. Più avanti c'era una grande sala con 6 pilastri, con figure dalle dimensioni reali. Più avanti ancora la sala si apriva in una grande camera a volta. Il soffitto della volta era dipinto di blu, con una fila di figure ed altri gruppi relativi allo zodiaco. Qui si trovava la salma del re. La descrizione di ciò che trovammo merita la più particolare attenzione. Si trattava di un sarcofago di alabastro finissimo. Quando si diffuse la notizia della scoperta, Belzoni ebbe presto visite. L'aga di Kenneth accorse nella valle con una schiera di soldati, convinto che Belzoni avesse rinvenuto un tesoro.
Restò deluso, ma ammirò le pitture, osservando che la tomba sarebbe stato un bel posto per un harem, perché le donne avrebbero avuto qualcosa da guardare. Belzoni ritornò alla tomba di Seti molte volte con la moglie e un disegnatore italiano. Insieme fecero dei modelli in cera e in carta e disegni di ogni centimetro quadrato delle pareti. Fu un lavoro di grande dedizione e perizia. Con il suo grande trionfo nella Valle dei Re e la scoperta di molte tombe e più celebri antichità, Belzoni sentì di essersi guadagnato il rispetto dovuto ad ogni serio studioso. Ma le cose dovevano mettersi male. I suoi rapporti con Henry Soult si erano inaspriti. Il console stesso arrivò con un chiassoso gruppo di viaggiatori europei. Henry Soult, gentiluomo inglese, ben presto avrebbe preteso tutto il merito del lavoro di Belzoni. Mentre i francesi, risentiti del successo di Belzoni, si fecero più ostili. Una parte del suo bottino fu distrutto dagli sgherri di Drovetti e anche Belzoni venne minacciato fisicamente. Decise allora di fuggire al Cairo. Al Cairo Belzoni poteva sfoggiare le sue conoscenze indisturbato, accompagnando l'alta borghesia inglese alle due grandi piramidi. La prima piramide aveva una camera sepolcrale dove chiunque poteva entrare. La seconda si pensava che fosse piena. Mentre i due europei che accompagnava erano occupati ad arrampicarsi sulla prima piramide, Belzoni si sedette sul lato orientale della seconda e cominciò a pensare. I miei occhi erano fissi, dice, su quella enorme massa che per molti anni aveva eluso le congetture degli scrittori antichi e moderni. Allora si alzò e cominciò a camminare in modo lento e deciso, cercando ogni indizio di entrate. Sarebbe stato un enorme trionfo se fosse riuscito a trovare un ingresso. Una spinta naturale mi portò verso il lato sud della piramide. Esaminai ogni parte e quasi ogni pietra. La scrupolosa osservazione delle tombe di Tebe forse mi aveva reso capace di vedere quello che altri viaggiatori non vedevano. Spesso mi imbatto in viaggiatori che, confidando nelle loro conoscenze, si lasciano sfuggire l'opportunità di verificare la validità delle loro nozioni. Se viene fatta loro un'osservazione da parte di chi non ha avuto la fortuna di ricevere un'educazione classica, non gli prestano ascolto e rispondono con un sorriso, se non con una risata di disapprovazione. Spesso ho avuto la soddisfazione di vedere tali individui mortificati per i loro madornali errori. Alla fine tornai a nord e qui cominciai a vedere con occhi diversi. Vide una cosa assai semplice. Notò che c'era una grossa quantità di detriti attorno alla base del lato nord. Erano blocchi di granito e di argilla caduti dall'originario rivestimento liscio che aveva ricoperto l'intera piramide. Ancora oggi si possono vedere alcune di queste rocce attorno alla base. Ma ai tempi di Belzoni ne era accumulata una grande massa dove mi trovo in questo momento. Ebbene, il lato nord della prima piramide, dove c'era un'entrata nota, non presentava tale accumulo di detriti. Così, confrontando le due, si convinse che qui ci fosse un ingresso semplicemente seppellito. Assoldò 80 o più operai e iniziò a scavare sotto il centro del lato nord.
Ma dopo 2 settimane di lavoro massacrante, sollevando rocce che pesavano più di 1 tonnellata, non ottenne nulla. Trovarono solo 2 cavità come queste. Queste conducevano in qualche modo nella piramide, ma non erano altro che false entrate. Tutto questo significava che c'era stata altra gente qui secoli prima di Belzoni. Era tutto piuttosto deprimente. Belzoni tornò indietro e diede un'altra occhiata alla prima piramide e trovò che mancava qualcosa. Osservai l'ingresso della prima piramide e vidi che non era al centro. Se ci fosse stata una camera nella seconda piramide, l'ingresso o il passaggio non potevano trovarsi dove avevo scavato io, cioè al centro. Basandomi sul passaggio della prima piramide, l'ingresso alla seconda sarebbe stato spostato 9 metri verso est. Tornai a sperare di nuovo. Le operazioni furono riprese 9 metri ad est. La squadra scavò di nuovo. Si può vedere l'enorme quantità di macerie estratte. Dopo alcuni giorni attraversarono dei blocchi lavorati di granito, proprio questi. Ovviamente circondavano l'entrata e una volta eliminati gli ultimi ostacoli, l'ingresso era agibile. Il giorno successivo, il 2 marzo 1818 a mezzogiorno, arrivammo all'ingresso della piramide. Era un passaggio alto 120 centimetri, largo 1 metro, formato da blocchi di granito. Raggiungemmo un portale. A prima vista sembrava un blocco di pietra che sbarrava il cammino. Ma ad un'ispezione più vicina capii che alla base era sollevato di circa 20 centimetri. Bisognava sollevarlo un poco alla volta finché non fosse alto abbastanza da consentire il passaggio. Dopo 30 giorni di fatiche, ebbi il piacere di trovarmi io stesso nell'ingresso della camera centrale di una delle più grandi piramidi d'Egitto. Davanti a noi c'era un lungo passaggio che correva in direzione orizzontale verso il centro. Raggiunsi la porta al centro della grande camera. Camminai lentamente per 2 o 3 passi e quindi mi fermai a contemplare il luogo dove mi trovavo. Fu un grande momento. Era la prima persona che entrava lì dentro dopo secoli. Ancora oggi si prova una sensazione straordinaria. Il silenzio misterioso, l'atmosfera secca, senza aria, il senso di claustrofobia in questo piccolo cunicolo nel cuore di un enorme monumento. È quasi esattamente come la trovò Belzoni, vuota, eccetto per un semplice sarcofago in granito, allora riempito di macerie. Non vi è dubbio che egli restasse deluso, sebbene dalle precedenti esperienze dovesse aspettarsi di trovare le tombe completamente vuote. Ma il fatto stesso che egli avesse risolto in poche settimane il mistero che aveva eluso la gente per più di 2000 anni fu una delle più grandi imprese dell'egittologia. Nella sua gioia, Belzoni perse il controllo di se stesso. Voleva che nessuno mettesse in dubbio la sua scoperta e non si limitò a incidere il suo nome. Dentro la seconda piramide c'è uno dei maggiori graffiti che si possano vedere in un sito archeologico. Pare la scritta di un tifoso fatta con le bombolette di vernice. La scritta comunica al mondo intero che la scoperta non era stata fatta da un semplice impiegato del console britannico, ma da Giovanni Belzoni, esploratore e studioso. L'archeologo aveva fatto progressi, ma conservava il suo atteggiamento del tutto particolare. Salt tornò indietro da Tebe subito dopo la scoperta e disse che avrebbe pagato metà del costo dell'operazione, ma Belzoni declinò l'offerta.
Quando la notizia si diffuse, divenne rapidamente una celebrità. Dovette essere molto contento del fatto che poco tempo dopo, tornando a casa in Inghilterra, una medaglia speciale venisse coniata in suo onore, finché non vide che sull'altra faccia avevano stampato la piramide sbagliata. Nel novembre del 1818 Belzoni partì per il suo ultimo viaggio. Aveva un incarico da parte di un altro gentiluomo inglese, William Banks, affinché recuperasse un antico obelisco dall'isola di File, sul Nilo, vicino a Swan. Fu quest'incarico che avrebbe prodotto uno scontro finale quanto violento con i francesi. Questa è l'antica isola di File. Belzoni la definì splendida e disse che qui aveva visto il più bel gruppo di rovine mai osservato insieme in uno spazio così piccolo. Ma oggi non è rimasto niente se non rive sabbiose e grossi pezzi di ferro arrugginito. Tutto questo è la prova di un'altra grande operazione archeologica di salvataggio, come quella di Abu Simbel. Queste rovine furono quasi sommerse dalle acque del lago Nasser dopo la costruzione della diga di Aswan. Così ogni singola costruzione sull'isola fu diligentemente smantellata pietra su pietra, quindi trasferita e ricostruita su un'altra isola che divenne Nuova File, 300 metri più a valle. La nuova isola fu persino rimodellata e adattata e le rovine ora si trovano quasi esattamente al posto giusto. Quando Belzoni arrivò, trovò che alcuni degli uomini di Drovetti erano già sul posto tentando di trattare con i locali. Per lungo tempo i francesi avevano progettato di rimuovere l'obelisco. Ma Belzoni era stato a File prima, sulla strada per Abu Simbel. E con l'aiuto di qualche dono aveva fatto una grande impressione sui villaggi vicini. I francesi si irritarono. L'obelisco fu tirato verso il bordo dell'acqua dove un'imbarcazione aspettava. Per caricarlo Belzoni costruì una strada rialzata di rocce, la stessa cosa che aveva fatto con successo quando aveva dovuto spostare la statua del giovane Memnon. Ma questa volta la tecnica si rivelò un disastro. Mentre tiravano l'obelisco, l'intera rialzata crollò e il prezioso oggetto scivolò maestosamente in acqua. Ma Belzoni non era uomo da perdere la calma. Aveva notato che i suoi uomini erano molto bravi nelle immersioni ed erano capaci di stare sott'acqua a lungo. Presto iniziò un'operazione di sollevamento subacqueo con il consueto sistema di travi e di corde e in un paio di giorni l'obelisco emerse e fu assicurato sulla barca. Ma ora incombeva un secondo grosso problema: guidare la barca attraverso la rapida tra File e Aswan. Sulla barca c'erano solo 5 uomini e sulle rocce, su ciascun lato della cascata, numerosi altri muniti di corde per prevenire l'urto della barca contro le rocce. Con un tale peso a bordo sarebbe finita certamente a pezzi. Il Reis, dal quale avevo noleggiato la barca, era quasi disperato per l'imminente perdita. Quando vide il vascello sul punto di partire, si gettò con la faccia a terra. La barca prese una velocità di circa 30 km orari. Alla distanza di 90 metri, la barca incontrò un vortice battendo contro una roccia, ritornò verso il centro e rallentò la sua corsa. Gli uomini allontanavano la barca dalle rocce ed essa continuò gradualmente a rallentare finché raggiunse il fondo della rapida. Non fui poco contento di vederla fuori pericolo. Gli stessi operai sembravano contenti del buon successo del loro tentativo, anche indipendentemente, io credo, dall'interesse che ne avrebbero ricavato. Non è molto frequente che tali sentimenti entrino nel cuore di questa gente. Scrisse: era arrivata l'ora per me di lasciare il paese, non che non mi piacesse più, perché al contrario avevo ragioni di esserne soddisfatto, né mi lamento dei turchi o degli arabi in generale, ma di alcuni europei, il cui comportamento e modo di pensare sono una disgrazia per la natura umana.
Era il 27 gennaio 1819 quando lasciammo queste rovine veramente magnifiche. Devo confessare che provai un poco rammarico di lasciare un luogo che mi era divenuto familiare e dove, come in nessuna parte del mondo, potevo trovare tante cose così congeniali alle mie inclinazioni. Non ho mai sofferto così tanto come al momento di lasciare Tebe. Belzoni ritornò in Inghilterra con l'obelisco, che è ancora nel terreno della casa della famiglia Banks, qui a Kingston Lacey, nel Dorset. È ora protetto dal National Trust. Questo obelisco, uno dei tanti sparsi nel mondo da Istanbul a New York, ha consentito di decifrare i geroglifici. Quando Belzoni lasciò l'Egitto, era convinto che Soult e altri avessero diffuso false storie su di lui, svalutando il suo lavoro. Così, arrivando a Londra, non perse tempo nel mettere in ordine la documentazione e proclamare al mondo l'effettivo valore delle sue imprese. Londra venne presa dall'egittomania, brillantemente orchestrata dal grande uomo di spettacolo. Nella sala egizia egli allestì una mostra con disegni, modelli e persino una ricostruzione della tomba di Seti. Alcuni pezzi antichi riuscì a tenerli per sé. Fu un enorme successo e divenne un avvenimento sociale. Belzoni, la grande celebrità, faceva discorsi e compariva di persona. Il suo libro, che fustigava i suoi nemici, fu mandato in fretta alle stampe nel 1820 e uscì in numerose edizioni. Ma l'interesse pubblico non durò. Alla fine i contenuti della mostra furono messi all'asta. Un pezzo che non fu venduto si può ancora vedere in Bond Street. Belzoni dovette pensare a un nuovo modo per procurarsi una gloria più duratura. Gli venne in mente di trovarla andando alla ricerca delle sorgenti del Niger. Ma la sua spedizione fu breve e fatale. Morì di dissenteria nell'Africa occidentale nel dicembre 1823, all'età di 45 anni. Nel dolore, la moglie Sara commissionò quest'incisione commemorativa in cui è raffigurato, circondato dalle sue maggiori scoperte. Sara Belzoni visse fino al 1870 difendendo le imprese del marito e quelle imprese ancora oggi non sono ben note. In questi giorni di dibattito internazionale sulla restituzione delle opere antiche, Belzoni è messo da parte e spesso è condannato. Potete trovarlo qui nelle gallerie del British Museum, negli angoli più riposti delle sue scoperte favorite, segnate dalla sua firma. Le sue collezioni sono ben rappresentate per il suo tempo. Molte delle sue scoperte furono fatte con estrema dedizione e cura. Attraverso la popolarità del suo libro, della sua mostra e della quantità di reperti inviati in Europa, Belzoni riuscì a creare qualcosa mai avvenuta prima d'allora, e cioè un genuino e generale interesse per le ricchezze del passato. Ma per favore, aggiunse con un sorriso, forse c'è scarsità di pietre in Europa che venite a prenderle fin qui? Risposi che avevamo pietre in abbondanza, ma pensavamo che quelle egiziane fossero di qualità migliore.